Siamo con l'astrofisica Francesca Faevi, cavaliere al merito dell'Ordine della Repubblica. Con lei abbiamo affrontato un dialogo sulla scienza. Qual è stato il movente che ti ha portato ad avere una passione così spiccata praticamente per la fisica, per la planetologia? Ma è stato, diciamo, sono sempre stata curiosa fin da quando ero bambina. E questa è una componente che mi ha caratterizzato lungo tutta la mia vita, a volte in positivo, a volte in negativo, perché molte volte fare delle domande è scomodo. Ricordo bene che alla fine dell'esame di terza media, con una votazione, direi, non mi ricordo esattamente, ma sul mediocre, la mia insegnante di matematica si avvicinò ai miei genitori dicendogli che le dispiaceva e che secondo lei avrei dovuto scegliere una scuola di tipo, diciamo, pratico, senza entrare nel dettaglio, perché personalmente stimo tantissimo le persone che fanno una scelta del genere, che mi avrebbe visto in difficoltà, quindi questa discriminazione non la capisco. E lì sentii questo orgoglio, diciamo, personale. Proprio per rispondere a questo invito scelsi di fare il liceo scientifico, dicendomi: bene, ci mettiamo alla prova, se sei capace bene, se non sei capace andrai poi a fare una scuola di tipo pratico. E quindi dopo feci lo scientifico senza molte difficoltà e poi scelsi di studiare fisica, perché mi accorsi durante il corso di studi che mi interessavano molto queste materie. La scienza non è donna. Non è donna, cioè non è un fatto di capacità, di professionalità, praticamente di preparazione delle ragazze, ma piuttosto praticamente un luogo di discriminazione di genere. Quali sono le strategie per un superamento praticamente di questa situazione di fatto? Beh, diciamo che ci sono tanti livelli di discriminazione, da quello familiare, a quello sociale, a quello nella formazione e a quello lavorativo. Però ci sono sicuramente due cose che possono essere d'aiuto, non dico risolutive. Uno è avvicinare le ragazze a studiare materie STEM per aumentare semplicemente il numero di ragazze, di donne che scelgano poi eventualmente una carriera di questo tipo. STEM sta per scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. E sicuramente un'altra cosa che è stata osservata con varie ricerche appunto scientifiche è che una componente importante è l'abbandono da parte di donne della loro carriera, abbandono dovuto a motivazioni familiari, quindi la creazione di una famiglia, o perché c'è bisogno di seguire un componente familiare, perché viviamo in un mondo molto flessibile dove persone si devono spostare e molto spesso chi rinuncia al posto di lavoro è la donna piuttosto che l'uomo. Ecco, quindi ci sono delle misure a supporto di questa per evitare che vengano abbandonate queste carriere, che sarebbero fondamentali proprio per far sì che le donne entrino negli ambiti scientifici, ma poi abbiano la possibilità di restarci e di fare un'intera carriera. Siamo con l'assessora alle pari opportunità del Comune di Ascoli. A lei chiediamo un bilancio della serata. È stata una serata davvero interessante, con l'interesse di anche il pubblico, che ha manifestato grande attenzione alle problematiche che sono emerse. Abbiamo avuto il grande piacere di poter ascoltare una scienziata di valore, una scienziata nota non solo a livello nazionale ma anche a livello internazionale, che ci ha deliziato e ci ha fatto capire quanto le donne possano davvero essere un valore aggiunto in tutti i campi, anche nel campo scientifico, quando molto spesso nel sentire comune questo campo è più prerogativa degli uomini, è più prerogativa maschile. Quindi dobbiamo lavorare molto in questo senso. C'è ancora la frase che abbiamo detto, anche ripetuto questa sera: la scienza non è donna. Quindi tutti noi dobbiamo impegnarci affinché questo gap di genere che esiste ancora, no, di differenza, possa essere colmato e le donne possano avere un ruolo importante e possano esprimere le loro potenzialità al meglio anche nel settore scientifico. Una serata epifanica, una serata dedicata praticamente alla scienza con Francesca Faevi. Anche la scienza non è donna. Vi aspettiamo venerdì 4 settembre alle ore 21:15, sala del Consiglio a Montegranaro, come sempre numerosi. Grazie.